Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questa nuova puntata del E che mi manca? Oggi andrò a parlare di una serie che l'avevo iniziato proprio agli inizi di questo, diciamo, hobby di YouTube. Avevo letto il primo volume, sono bello e buono, sceso in negozio e ho voluto fare il video per parlarvi di Black Torch. Oggi 10 luglio si è concluso Black Torch perché era 5, è 5 volumi e vi volevo fare un resoconto del fumetto di come tutta la storia, i 5 volumi e di cosa mi è sembrato a me questo manga. E niente, allora Planet Manga, iniziamo, edito da Planet Manga, storie e disegni di Tsuyoshi Takagi. Oh, sono questi 5 volumi, sono molto belli colorati, nella mia libreria cambiano un po', diciamo, la monotonia di vedere tutti i fumetti nello stesso colore, tipo questo l'ha fatto pure Akame ga Kill, però solo con la scritta. Diciamo il rosa non mi è piaciuto molto, però l'ho superato. Questo verde finale è già figo. Ok, 4,50 volume. Perciò ci sta. Oh, di che cosa posso parlare? Dai, iniziamo con la trama. Per chi non ha visto il vecchio video, allora parla di Shinobi, cioè ninja nel nostro tempo, ai tempi moderni. Lui, il protagonista è Jiro Azuma, Jiro con la J, non con la C, con la C di Ciro. Poi Jiro Azuma è figlio di Shinobi, soprattutto diciamo nipote perché i genitori non si vedono, l'avevano un attimo nominato, però mai capito. Vabbè, questo saranno problemi dell'autore e dell'editore, a noi non ci interessa. Ci interessa che Jiro è uno shinobi, o diciamo addestrato dal nonno da quando era piccolo, è molto in gamba con le arti ninja, però quelle semplici, non alla Naruto, quelle molto basiche, tipo quando riceve un pugno, lasciare solo il giubbotto e apparire alle spalle del suo avversario. Cosa Vabbè, di le tutti i cose. giorni? Sì. Chi non sa farlo? È un'altra particolarità, è quella di parlare con gli animali, tipo l'amico San Francesco. Voldemort. Fa vedere che parla con corvi, cani, però all'improvviso si trova a salvare questo gatto che si chiama Rago. Rago, sì. Si chiama Rago, che però si viene a scoprire che è un Monomoke. Si può chiamare Akayashi, si può chiamare Demone. In questo fumetto si chiama Monomoke, che sarebbe, diciamo, dei demoni, l'opposto dei dei. Mangiatori di uomini, proprio dalla linfa vitale delle persone. Lui era stato sigillato tempo fa, questo simpaticissimo gatto, solo che è stato liberato, non sa nemmeno lui come, e all'improvviso, dopo, vabbè, all'inizio loro due fanno veramente ridere, quando parlano tra di loro veramente è simpatico. Lui all'improvviso si trova, diciamo, cercato da questa banda di demoni. Il nostro protagonista interviene proprio con la sconsideratezza che non ha dei mostri di fronte, perciò, diciamo, muore. Però il gatto entra dentro il suo corpo, si guarisce la ferita e diventa un tutt'uno con il nostro protagonista. E lì si viene a scoprire che i shinobi, dopo, diciamo, l'evoluzione di tutta la civiltà, sono diventati non più dei ninja segreti, però fanno parte di un'agenzia segreta giapponese per salvaguardare dai vari demoni, le cose strane paranormali.
Lui farà parte di questa, lei, lui, di questa, diciamo, agenzia, e questi sono, diciamo, i due capi. Lui pure è fighissimo, Gnorri, il capo, non capo, quello un po' sbadato, però il più intelligente. Lei, boh, non mi ricordo tutti i nomi, fate la cortesia, però lei è irascibile, però fa innamorare un demone di lei, è troppo figo, un amore controsenso. E poi infine, questi sono, diciamo, i due boss finali da uccidere. A me è piaciuto. Se dovete dare un voto, sicuramente supera la sufficienza. Non siamo ai piani proprio alti, perché, diciamo, la storia a volte sbanda, soprattutto dal terzo. Mette tante cose in mezzo che però poi vengono annullate. Però per chi sta in mezzo ai manga capisce quanto è difficile, quante cose uno deve tenere conto. Però è stato un bel lavoro finale. Vi volevo prendere, diciamo, solo una parte del fumetto, che è, diciamo, quella che ho scelto che mi ha colpito di più. Allora, vabbè, quasi ci sta il nonno, che era l'ex capo dei Shinobi, e qua c'è il capo attuale. E andiamo a vedere che dice il nonno del nostro protagonista. Senti, Shiba, per quale motivo è successo tutto questo? La responsabilità è della nostra supervisione, o è colpa dei Mononoke, Komamachi o Rago, oppure di Jiro stesso? Quello là, Jiro, è sempre stato così fin da piccolo, a partire dai bulli del quartiere e i cani e i gatti del vicinato, fino alle operazioni segrete e i Mononoke, si è sempre trovato coinvolto in mille guai. Tutte le volte ha affrontato la situazione in modo diretto, a punto di rasentare la stupidità. Bellissima quella parte, diciamo, un flashback della storia, che ferma il pugno con la testa. Fino all'ultimo, senza mai tentare di scappare, a costo di ridursi in brandelli. Ti dico io, sarà anche mio nipote, ma è proprio un idiota. Mi chiedo come mai, perché soltanto lui deve subire tutto questo. Come possiamo fare perché venga liberato da questo destino? È bello questa parte di rassegnazione e nonno del nonno. A me mi ha colpito tantissimo, perché è rassegnato nel fatto che gira quel destino, però dopo tutto sa che anche se suo nipote lo andrà sempre a colpire il destino, non si farà mai abbattere da lui stesso, a meno finché ha alito in corpo. È, diciamo, un climax molto bello. E poi sono fighe le trasformazioni quando si unisce col gatto. Fighissimo. E niente, raga, questo è il mio pensiero su questo manga. Volevo coinvolgere anche voi, dato che poi, casomai vedete la mia playlist, trovate il primo volume di Black Torch, è finito, perché non parlarne. Quindi, se vi è piaciuto questo video, come sempre, like, commentate o richiedete il vostro video, iscrivetevi alla pagina se non l'avete fatto, altrimenti siete dei brutti Mononoke. Ci vediamo al prossimo video, ciao!